Buonasera, benvenuti a Viva lo Sport, il format televisivo di Telesirio. Ringraziamo innanzitutto la Palestra Attiva che ci ospita. Vogliamo dedicare questa puntata al judo aquilano, ma non solo, perché abbiamo il grandissimo onore di avere una campionessa olimpica, una grande judoka italiana che è Rosalba Forciniti, che farà uno stage per la Jiu Jitsu Academy. Quindi abbiamo approfittato di questa presenza importante per venire qui con le nostre telecamere e far vedere un po' a chi non conosce poi il judo di che cosa si tratta. Innanzitutto, Rosalba, ti chiedo di raccontarci qualcosa di te. Quando hai iniziato con il judo? Ciao a tutti, vi ringrazio per l'invito, perché è sempre un piacere partecipare a questo genere di eventi. Io quando ho cominciato a far judo avevo poco più di 8 anni, insomma, proprio come questi bambini che vediamo alle nostre spalle. Ero una bambina molto vivace e mia madre temeva che questo sport mi avrebbe scalmanata ancora di più, però in effetti mia madre ha avuto un gran successo, che non è la medaglia olimpica, ma quello di avermi fatto cambiare tanto il carattere, di essere diventata una persona molto più pacata rispetto a quello, alla bambina scalmanata che ero prima, insomma. Ecco, tantissimi ori nel tuo palmarès, tantissimi successi, tante soddisfazioni. Un'attività agonistica che è ricominciata dopo un periodo in cui ti sei dedicata, sì, alla famiglia, perché vogliamo ricordarlo, sei anche mamma di, sì, di due bambini. Io ti chiedo, com'è conciliare un po' la vita sportiva con l'essere mamma? Perché immagino che allenamenti, gare, competizioni, insomma, sia un mondo che poi assorba gran parte delle energie. Sì, io ho avuto un momento di pausa, perché ho ricevuto le medaglie più belle, insomma, che una donna possa avere, che sono i miei due figli, ed è stato, tra virgolette, una costrizione a rimanere lontano dal tatami, perché comunque ho scelto di dedicare del tempo a quelli che sono i miei figli, e tornassi indietro lo rifarei mille altre volte ancora. E detto ciò, non è facile conciliare quello che è il lavoro, quindi io la mattina mi sveglio, vado in ufficio comunque a lavorare, torno a casa, devo fare la mamma, poi vado in palestra, faccio un sacco di cose. Ci vuole un grande spirito di organizzazione, quello poco mi assicuro, però credo anche una cosa, che un campione sia proprio ossessionato dalla voglia di vincere, e è come se non ti basta mai, e anche perché io oggi sono una donna sportiva, atleta, soddisfatta di quello che ho fatto nel mio passato sportivo, perciò tutto quello che verrà adesso e sarà tutto un di più che regalerò ai miei figli, che non lo terrò per me. Quali saranno i tuoi prossimi impegni sportivi? Allora, l'impegno più imminente, diciamo quello più importante, è la convocazione con la nazionale per la partecipazione al campionato d'Europa, dove spero di partecipare a fine aprile a Tel Aviv. Quante ore dedichi in palestra? Noi ti abbiamo visto anche qui allenarti e complimenti, perché veramente si vede che c'è dietro una grande donna anche dal punto di vista mentale. Quante ore dedichi, diciamo, agli allenamenti in palestra, che immagino portino via anche tante energie, tanti sacrifici? Allora, io ho 32 anni. E oggi diciamo sto meno tempo rispetto a prima in palestra, proprio perché ho un sacco di cose da fare, proprio per la tempistica. Diciamo che il mio allenamento oggi è molto più mentale che fisico, anche se, come avete visto prima, io mi devo allenare, perché se non ti alleni e non fai del sacrificio, non alleni quelle che sono comunque delle cose che poi ti servono, non vai da nessuna parte, questo è un dato di fatto, purtroppo. Però vivo in palestra praticamente, tra lavoro, ufficio e palestra vivo qui. Quando posso porto anche i bambini. A parte gli ori, insomma, che sono sicuramente poi la soddisfazione maggiore, però c'è un successo che magari anche per altri motivi ti è rimasto più dentro, più nel cuore? Beh, sicuramente la medaglia alle Olimpiadi è il mio successo più sentito, perché è veramente il coronamento di un sogno ed è il regalo più bello che io abbia mai potuto fare alla mia famiglia, che ha fatto tanti sacrifici, che
si è spesa per me in lungo e largo, e quindi secondo me quello è stato il successo mio più grande che conserverò per tutta la vita. Giustamente la famiglia, insomma, dal punto di vista organizzativo deve essere anche molto brava a supportare poi un'attività, perché Rosalba lo diceva, non c'è solo lo sport, c'è anche il lavoro e ci sono tantissime cose. Chiudiamo, insomma, ci salutiamo con una battuta più che altro, perché sei bellissima, insomma, è evidente, sei stata definita anche l'atleta più sexy. Io ti volevo chiederti quanto ti ci riconosci, diciamo, in questa definizione. Zero. Non mi sento per niente sexy, sono sincera. Mi sento più, non lo so, più judo, non lo so, la judoka sì, può essere, sicuramente può essere sexy, però non è un linguaggio che, cioè non è un aggettivo che mi appartiene e mi ha mai appartenuto, credo. Almeno quando io mi guardo allo specchio non dico sono sexy. Magari ogni tanto quando mi sento dico oggi sto bene, sono carina, ma non sexy. Vedo più un maschiaccio che una donna sexy. Ultimissima battuta: le donne però dimostrano anche con i tuoi risultati sportivi che davvero non hanno nulla di meno rispetto ai colleghi uomini. Assolutamente, infatti gli ultimi dati delle Olimpiadi invernali dicono che le donne sono andate molto meglio degli uomini, ma la donna secondo me spesso e volentieri viene valorizzata poco, e anche per quello che non è, dovrebbe essere portata molto più in su. Ringraziamo allora Rosalba per la sua freschezza, la sua simpatia e soprattutto per la sua disponibilità poi ai piccoli atleti e non solo, judoka aquilani, che cresceranno sicuramente avendo anche un esempio importante, avendo la possibilità di poter far lezione con Rosalba. Ancora occhi puntati sul judo, perché è la Jiu Jitsu Academy che ha organizzato questo stage con la campionessa olimpica. Siamo con il direttore tecnico Gianfranco Petrollini. Vogliamo parlare un po' dell'organizzazione di questo stage. Voi cercate sempre come Accademia anche di portare eventi di questo spessore, di dare la possibilità ai vostri atleti di conoscere, diciamo, una campionessa di questo calibro. Sì, la nostra associazione è molto giovane, nasce nel 2012 e nel 2013 diventa anche associazione di judo agonistico. Negli ultimi 2 anni abbiamo raddoppiato i nostri iscritti e adesso stiamo avendo risultati sempre più importanti anche a livello nazionale, e quindi ci teniamo sempre a tenere alto il profilo tecnico, e con atleti di questo calibro ovviamente per noi sono molto preziosi e ci danno veramente un valore aggiunto che ci permetterà sicuramente di fare un salto di qualità nei prossimi tempi. Voi partite dai bambini anche molto piccoli sino poi a persone adulte? Noi partiamo, abbiamo il primo gruppo, sono dei bambini che vanno dai 4 anni ai 7 anni, il secondo gruppo dagli 8, 7, 8 fino a 12, 13, e poi abbiamo gli agonisti, diciamo junior e senior, fino a 30, 35 anni, e poi abbiamo anche un gruppo master molto numeroso, più di 10 persone, che hanno dai 35 anni in su e gareggiano a livello agonistico nazionale. Mosella Molinara, il presidente. Diciamo che spesso si parla poco del judo, del karate, di altri sport definiti impropriamente, direi, minori rispetto magari alle discipline come calcio e rugby. Invece la jiu-jitsu porta alto il nome dell'Aquila perché avete avuto dei risultati ultimamente straordinari. Vogliamo ricordare anche quali? Diciamo che negli ultimi tempi, ecco, come diceva il direttore tecnico, abbiamo cercato di differenziare tutto, diciamo, il substrato umano presente nell'associazione, quindi abbiamo cercato di creare una squadra master, quindi 35 e oltre, che si è dedicata al circuito Master Italia, dove abbiamo comunque riportato diverse medaglie, bronzi, ori, nell'ultimo anno. Addirittura nell'ultimo anno abbiamo partecipato al campionato mondiale che si è tenuto a Olbia. Nell'anno nuovo già abbiamo, diciamo, in qualche modo garantito la qualificazione per i campionati europei che si terranno a Glasgow e dove speriamo di partecipare a giugno. Per quanto riguarda invece atleti giovanissimi, partecipiamo a trofei di entità nazionale, diciamo, garantendo sempre comunque un livello altissimo di preparazione e di posizionamento nelle graduatorie.
Per quanto riguarda invece i bambini piccolissimi, stiamo cercando di entrare nel territorio aquilano, che comunque in qualche modo sembra molto legato a sport come rugby, come calcio e quant'altro, proponendo un'alternativa valida a quello che sono la propedeutica e il coordinamento motorio di base proposto ai bambini, e quindi il judo come diciamo, avvicinamento allo sport e avvicinamento a tutto quello che è la parte agonistica in questa città, insomma. Ecco Mosè, associazioni come la vostra si reggono sui tesseramenti sostanzialmente, quindi immagino che dietro il vostro lavoro ci siano anche tante difficoltà, diciamo, a poter sostenere poi un'attività che vi porta sacrifici, vi porta tantissime energie. Sì, diciamo che in realtà l'unica società aquilana che ha creduto nella Jiu Jitsu Academy, nella squadra di judo, è stata la Gallucci. Gallucci, che è comunque una società abbastanza affermata all'Aquila, che ci ha sponsorizzato fin da subito e che ci ha dato in qualche modo il là a partire. Sì, sicuramente questo ci ha permesso poi di avere tesserati, di avere sempre più sponsorizzazioni, e sì, è uno sport che purtroppo impegna lo staff, non impegna tanto il presidente quanto il direttore tecnico, ma uno staff veramente folto e sempre più numeroso di persone che diciamo, curano gli atleti dal punto di vista nutrizionale, dalla preparazione, e speriamo a breve anche dal punto di vista psicologico, perché è importante la cura dell'atleta a 360 gradi. Questo sì, solo esclusivamente grazie a una passione enorme e a una presenza, diciamo, giornaliera sul tatami. Direttore, avete degli impegni imminenti dal punto di vista sportivo? Sì, abbiamo diverse gare, sia per quanto riguarda gli junior e senior, una gara ai primi di maggio, trofeo Giano dell'Umbria, e poi avremo una gara prima del campionato d'Europa Master che si svolgerà a Glasgow, faremo magari una gara test a fine aprile a Padova probabilmente. In bocca al lupo allora a tutti gli atleti della Jiu Jitsu Academy, vi lasciamo allo stage che noi ovviamente riprenderemo con le nostre telecamere con la campionessa Rosalba Forciniti, grazie al presidente e al direttore tecnico di questa accademia così, così importante, che poi sforna risultati davvero notevoli e porta in alto il nome della città dell'Aquila. Siamo con l'assessore allo sport Alessandro Piccinini, che ormai si può definire un socio onorario della Jiu Jitsu Academy del presidente Mosè La Molinara. Già avevi ricevuto questi atleti, diciamo, prima della partenza per il mondiale, dove hanno avuto un ottimo risultato. Oggi c'è uno stage con una campionessa olimpica, segno che questa accademia riesce a portare alte il nome della città dell'Aquila e soprattutto ottenere risultati importivi, ma non solo, investire anche sulla formazione, portare una campionessa con i giovani atleti per uno stage è un aspetto importantissimo. Sì, infatti oggi sono qui esclusivamente per la campionessa olimpica, perché mi sembrava giusto che il Comune dell'Aquila come istituzione le tributasse anche un'accoglienza. È una, devo dire che Mosè è uno dei personaggi, delle persone più attive sul territorio, riesce a coinvolgere anche per quanto riguarda sia la parte giovanile e arriva anche ai livelli nel proprio sport, appunto, a raggiungere anche i vertici. È un'esperienza importante anche per dei bambini, quella di poter avere un campione qui all'interno della propria palestra, quindi ben vengano queste iniziative. Io dico sempre che noi come comune, io come assessore, non posso far altro che raccogliere le iniziative da parte delle associazioni, da parte dei vari promotori dello sport, per cui come dicevo, per quanto riguarda il judo sono sicuramente attivi e noi come comune ci facciamo trovare sempre disponibili. Ovviamente sarebbe così ed è così anche per le altre discipline. Ecco, io volevo arrivare a questo, è un segnale importante che poi il comune sia vicino anche a quelle che vengono definite magari nell'immaginario collettivo, ma molto impropriamente, discipline minori, perché a volte si è portata al pensare che il comune investa più sugli sport, diciamo, più seguiti, invece c'è un'attenzione anche per il judo, per i risultati e per il lavoro che c'è dietro un'accademia del genere. Ma come poi ci sono tantissime altre discipline, l'Aquila è molto vivace dal punto di vista delle associazioni più piccole.
Io senz'altro, diciamo, come forma mentis, ecco, così come dici tu, per me non esistono discipline maggiori o minori. Poi io, figurarsi, sono appassionato di uno sport che è il più semplice di tutti, che è la corsa su strada, per cui dove non c'è nulla tra l'atleta e la strada, appunto. E per cui per me tutti gli sport hanno la pari dignità ed è giusto che abbiano la stessa considerazione. Viva lo Sport è ospitato oggi dalla palestra attiva per seguire appunto questo stage di judo della Jiu Jitsu Academy. Siamo con Nicola e Stefano, che sono titolari della palestra attiva. Nicola, la palestra ospita spesso eventi di questo genere, oltre alle vostre attività tradizionali che si fanno in una qualsiasi palestra. Voi siete molto attenti a portare eventi, a portare campioni. Adesso, insomma, il caso di Rosalba Forcinetti, una campionessa olimpica, quindi c'è anche un'attività collaterale che portate avanti con successo. Certo, ci teniamo perché in qualche modo vogliamo cercare di far sì che l'Aquila in qualche modo possa continuare a vivere, per cui a noi fa molto piacere. Poi grazie anche ai ragazzi che si interessano in maniera veramente veramente valida, per cui facciamo il possibile, poi quello che viene viene. Stefano, tra l'altro questo insomma è un evento, ne avete fatti altri in passato, siete attenti non solo ai corsi o all'allenamento di palestra, come dicevo con Nicola, ma aprite anche ad altri sport, allenamenti di altri sport. E c'è anche una chicca, una piccola sorpresa che possiamo rilevare, perché ospiterete anche altri atleti. Sì, il 14 aprile all'Aquila si terrà una partita davvero importante, un incontro internazionale tra la franchigia delle Zebre e i gallesi rugby. Saremo, diciamo, lieti di onorare le Zebre all'interno della nostra struttura. Bene, quando riguarda il loro ritiro. Sicuramente verremo a trovarvi. Io vi ringrazio per averci seguito, grazie a Stefano e Nicola della Palestra Attiva per la loro ospitalità. Grazie a te. Grazie a voi.